Oggi la liturgia ci presenta la bellissima figura di San Francesco di Sales, dottore della Chiesa, laureato a Padova in diritto civile ed ecclesiastico. A Parigi consegue la laurea in teologia. Di famiglia nobile, fortemente cattolica, ha avuto una educazione prettamente cristiana. All'età di 22-23 anni vuole diventare sacerdote e trova l'opposizione della famiglia e la spunta e viene ordinato sacerdote. Se noi vediamo un po' l'attività di San Francesco di Sales, che poi diventa anche vescovo, ha avuto una grande passione di essere maestro, ma non nel termine classico civile, maestro, cioè colui che dà la vita alla gente per farli crescere nella spiritualità. E quindi crea un'attività sacerdotale che fino a poco tempo fa si è verificata anche in Italia, quelle di entrare nelle famiglie, parlare alle famiglie, e quando non poteva entrare nelle famiglie dei calvinisti, metteva dei fogli in cui faceva notare la differenza tra la dottrina cattolica e la dottrina protestante, e quindi le grandi conversioni. C'è un parallelismo tra San Francesco di Sales e Padre Pio, senz'altro. Uno dei punti importanti, la direzione spirituale. Noi sappiamo di San Francesco di Sales che è stato un grande direttore spirituale. Alla sua scuola sono nate tante congregazioni e tante persone hanno fatto il cammino della santità. Lo stesso San Giovanni Bosco chiama i suoi religiosi salesiani, prendendo proprio l'appellativo da San Francesco di Sales. Anche Padre Pio ha avuto una grande schiera di figli spirituali. Tutta questa zona, che è fiorita con l'arrivo di Padre Pio qui, non è gente di San Giovanni Rotondo, della zona, che si è trasferito su questa montagna, ma sono forestieri che sono venuti da tutte le parti d'Italia e del mondo per vivere qui alla scuola della spiritualità di Padre Pio. San Francesco di Sales era collerico come carattere, quindi facilmente rimproverava, facilmente scattava, e impiegò 20 anni per correggersi. Quando un sacerdote, lui era vescovo, un sacerdote gli suggerì di riprendere un altro sacerdote, anche con forza, e San Francesco disse: ho impiegato 20 anni per correggermi e tu mi vuoi far perdere tutto quello che ho costruito fino adesso a mortificare il mio carattere. Anche Padre Pio ha fatto degli scatti nervosi, ma con una differenza sostanziale. Mentre San Francesco agiva d'impulso, di carattere, San Pio si difendeva dall'assalto della gente, oppure cercava di scuotere con il rimprovero, con la voce forte, da una situazione di quiescenza, di una vita comoda, senza nessuna aspirazione spirituale. Un altro punto di somiglianza tra San Francesco di Sales e Padre Pio l'abbiamo nella corrispondenza. E sappiamo che San Francesco è il padrone dei giornalisti, è stato un grande scrittore e ha usato il metodo della posta, delle lettere. Ha scritto oltre 20.000 lettere. Quindi una cosa. Però se vediamo la storia di Padre Pio, noi abbiamo pubblicato l'epistolario di Padre Pio, cioè
sono quattro volumi di raccolte di lettere di Padre Pio ai figli spirituali. E da precisare che Padre Pio ha scritto le lettere fino al 1923, cioè soltanto nei primi 7-8 anni della sua vita libera di apostolo, di sacerdote. Da quella data in poi Padre Pio non ha scritto più nessuna lettera, tutta più i superiori gli facevano mettere sotto una lettera scritta da loro un pensierino con una firma, ma stop. Quindi allora abbiamo anche questa somiglianza tra San Francesco di Sales e Padre Pio come gli apostoli dell'assistenza ai figli spirituali mediante le lettere.